Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ho voluto provare a fare un pane con un esubero di pasta madre. Io sono un po' contraria, sinceramente, anche perché la pasta madre la rinfresco spesso e quindi mi trovo la parte di pasta madre in più che rinfresco, porto a raddoppio e poi la uso. Quindi usare un esubero avanzato di più giorni. Non ne vedo il motivo. Se non lo uso, non mi fa difficoltà buttarlo, dopo tutto è acqua e farina, non è che possiamo star lì a centellinare, a fare due o tre volte ad impastare durante il giorno, insomma. Però questa volta ho voluto provare visto che c'è stato un piccolo dibattito, diciamo, scambio di opinioni sul gruppo Nuvola. Su questo uso di questo esubero. Bene, andiamo a vedere adesso come fare questo pane. Bene, ecco qua il mio esubero, l'esubero del Pandoro, quindi c'è l'esubero anche di 2 giorni fa, e l'ultimo diciamo che è di un giorno, quindi io cercherò di prendere quello più recente. L'ho tenuto in frigo naturalmente e userò queste farine che mi sono avanzate, questa è la Tumminia, il Camut, metterò un po' di Petra 1, tutte farine macinate a pietra. Bene, adesso vedo, la peso tutta, quindi arrivo senza vi do le dosi, vedete perché sono avanzi, quindi 160 di Tumminia, ma voi potete cambiare naturalmente in base a quello che avete. Il Camut, adesso ci metto un po' di petra e arriverò presso a poco, anzi no, presso a poco cercherò di aggiustare il peso a 500 550 grammi. No, ne metto un'altra pochina così poi mi regolo per l'idratazione. L'esubero ne metterò un pochino di più che, della pasta madre che metto di solito, su 500 grammi metto 100 grammi, quindi vado a pesare l'esubero, cerco di prendere quello e poi si vede a occhio, no? E questo non l'ho rinfrescato naturalmente, l'ho tirato fuori dal frigo così com'è, altrimenti non sarebbe più esubero se lo rinfresco. E ne metterò 120 grammi, quindi un pochino più della dose che di solito si mette della pasta madre rinfrescata e portata al raddoppio. Ok, e fin qui ci siamo. L'idratazione, adesso ho peso l'acqua 5,50, quindi mi baso intorno al 70% di idratazione, però poi vedo a seconda della farina, questa farina macinata a pietra, mi regolo anche ad occhio, quindi ne ho preparata 350 grammi, però poi vedo se serve ne metterò un po' di più. Metto in autolisi le farine, ci verso l'acqua piano piano, non tutta, fino a che la farina non rimane bella bagnata, e poi copro con un telo e lascio 30 minuti. Passato il tempo ci spezzetto la pasta madre. Ecco qua, a pezzettini, aggiungo ancora acqua e vado a girare. Finisco di aggiungere l'acqua che è rimasta, poi visto che l'impasto è rimasto un pochino duretto, ce ne metto altri 10, alla fine ho messo 360 grammi di acqua. Infatti, quando eseguiamo le ricette, non necessariamente dobbiamo
essere così precisi, specialmente se cambiamo il tipo di farina, quindi dobbiamo imparare anche a vedere l'idratazione con gli occhi e a regolarci di conseguenza. Ok. Ah, naturalmente ho messo anche un cucchiaino di sale, ho dimenticato di dirlo. Continuo a girare, ad incordare. E poi quando è pronto, eccolo qua, spengo e metto in una ciotola dove ho messo un goccino d'olio, una ciotola oliata. Faccio delle pieghe in ciotola. Come vedete, potevo anche mettere un altro pochino di acqua. Ci sarebbe stata bene, sarebbe stato ancora un pochino più morbido. Quindi potete, con questo tipo di farine potete azzardare anche 3,70 di acqua su 5,50. Ok, copro e lascio e aspetto il raddoppio, copro con la pellicola. A dopo. Ho aspettato il raddoppio, ci sono volute all'incirca 5-6 ore, quindi un pochino di più, questo proprio perché ho messo l'esubero. Quindi verso l'impasto sul piano di lavoro e procedo per fare un giro di pieghe. Ok, lo allargo delicatamente, molto bello devo dire l'impasto. Un'altra cosa che bisogna sentire sull'esubero è l'odore. Il mio devo dire che profumava ancora come se fosse una pasta madre normale. Se invece sentite un leggero odore di aceto, allora direi che non è il caso proprio di usarlo perché poi quell'odore si trasferisce sul pane. Arrotondo un pochino, quindi diciamo che esubero, si chiama esubero tutto quello che avanza dalla pasta madre una volta rinfrescata, la pasta madre che non usiamo, però poi c'è esubero ed esubero. Perché c'è l'esubero di un giorno, se lo mettiamo in frigo, praticamente quella è pasta madre, no? Diverso invece se lasciamo questo esubero 2, 3 giorni, 4 giorni, allora no, io a quel punto non lo userei per il pane almeno. Ok, ho allargato di nuovo e adesso vado a formare una pagnotta vicino ai lembi, in questo modo. Al centro spingo leggermente per chiudere, molto delicatamente. Questo per far sì che non rimangano poi vuoti, vuoti anomali. Ok, ecco qua. E la mia pagnottina, non è molto grande perché ho messo 550 grammi di farina, però insomma una bella pagnottina. Metto ancora un po' di farina di semola e poi la metterò a lievitare dentro il cestino. Io lo metto con la chiusura da sopra in modo che poi lo ribalto. Ho spolverato di semola anche il contenitore, è un cestino con un apposito telo. Metto ancora un po' di semola.
Ok. Lo copro con un telo e aspetto che aumenti di volume. Mi controllo poi la crescita con la prova a dito, vedete qui torna subito su, infatti ci vuole tempo, si vede anche ad occhio dopo un'ora. No, copro e aspetto, credo siano passate almeno altre 3 ore, credo. E qui vedete è cresciuto, la fossetta rimane, quindi significa che è ora di infornare, quando non ritorna su subito ma lentamente. Questo è il punto giusto, scusate. Quindi ho acceso il forno al massimo, ho messo un pentolino anche, ed ora ribalto il mio pane su carta forno, su una teglia. Se volete, potete anche poi farlo scivolare sulla teglia calda. Mi faccio un disegnino questa volta, non ho ripreso perché ci ho messo un po' di tempo. E dopo 45 minuti, ecco, la mia pagnottina è pronta. Dopo 20 minuti di cottura ho tolto il pentolino e abbassato a 220. Poi alla fine ho lasciato 10 minuti a spiffero. Ho abbassato piano piano fino a 200. Beh, direi che non è male, che è riuscito abbastanza bene. Anche se io rimango sulle mie posizioni, continuerò ad usare la pasta madre rinfrescata e al raddoppio, quindi quando si trova nella sua maggiore forza. Però devo ammettere che non è male, anche perché ho usato l'esubero, quello più fresco, non quello di 4 giorni, diciamo. Bene, amici, mi sono levata questa soddisfazione. Vi saluto a tutti. Grazie della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!